Siamo dati Gesù e Maria. Oggi, fratelli e sorelle carissimi, la Chiesa celebra la festa di Santa Teresa Benedetta della Croce, al secolo Edith Stein, che fu canonizzata nel 1998 da San Giovanni Paolo II e sempre da lui nel 1999 dichiarata insieme a Santa Brigida di Svezia e a Santa Caterina da Siena compatrona d'Europa, insieme ai maschietti patroni d'Europa che sono San Benedetto e i Santi Cirillo e Metodio. Quindi abbiamo una bella schiera di santi a custode della nostra cara Europa. Quindi il titolo di questa celebrazione è di festa, come ho recitato in gloria, perché è una festa grande per la Chiesa d'Europa e anche per la Chiesa cattolica. Chi era questa donna? Una donna veramente straordinaria, molto intraprendente, è venerata nella Chiesa con il titolo di Vergine e Martire, vedete il colore rosso oggi, perché fu deportata nel 1942 nel campo di concentramento di Auschwitz, tristemente noto, e dove venne uccisa nella camera a gas per due motivi: primo, perché era suora di clausura a quei tempi, e secondo, perché era ebrea, infatti chi era Edith Stein? Edith Stein nacque nel 1891 in Germania, ed era un'ebrea, quindi nacque e fu formata nella religione giudaica, quindi era un'ebrea abbastanza praticante, tra l'altro la sua famiglia era molto praticante, e una donna molto molto intelligente, che studiò e si laureò, ottenendo anche il dottorato in filosofia, e discepola di un grande filosofo di quegli anni, che era Edmund Husserl, fondatore tra l'altro di una scuola filosofica nuova, la fenomenologia, che cercava, diciamo così, di ridare una lettura, sono dentro in merito di discorsi filosofici, non è questa la sede, della grande lezione di San Tommaso d'Aquino, quindi sintetizzandola un pochettino con gli insegnamenti di Immanuel Kant, insomma un tentativo abbastanza ardito. Comunque questo era Husserl, e lei divenne discepola di questo professore, di questo grande filosofo, assistente universitario e quindi docente insieme a lui di fenomenologia, appunto nelle cattedre delle università tedesche. Dentro questo contesto, a un certo punto, conobbe gli scritti di Santa Teresa d'Avila, e siccome riconosce un pochino la letteratura carmelitana, sia San Giovanni della Croce che Santa Teresa d'Avila usano, scrivono nel 1500, nel loro scrivere, più San Giovanni della Croce che Santa Teresa d'Avila, usano le categorie filosofiche del tomismo, quindi lei capiva molto bene gli scritti, e sentì un grande, diciamo così, turbamento interiore, positivo o non negativo, che lo portò ad avvicinarsi al cristianesimo e a chiedere innanzitutto il battesimo, ma con l'intenzione di poter giungere a condividere presto questa spiritualità di cui era rimasto affascinato. Chiese il battesimo, questo chiaramente le costò grandissime sofferenze, perché la famiglia la disconobbe, perché capite che gli ebrei osservanti hanno delle riserve serie a che un figlio sono diventi cristiano, insomma, perché per loro, come ben sappiamo, Gesù non è il figlio di Dio, non è il Messia, quindi è una sorta di tradimento della religione ebraica dentro il loro comunque rispettabile punto di vista, e comunque le perseverò. E chiese di essere ammessa nelle carmelitane scalze di Colonia. Fu ammessa con una certa, come dire, riluttanza, e poi dovette fare un percorso durissimo. C'è un bel film da vedere, chi lo sa, se un giorno lo vedremo anche qui in parrocchia, che si chiama La Settima Stanza, fatto molto molto bene, e narra un pochino la storia di questa straordinaria donna, no? E si vede in quel film che i primi tempi in monastero, abbastanza fedeli alla realtà, gli hanno fatte fare tutti i colori, l'hanno proprio massacrata, nel senso che erano stesa a terra, umiliata, quindi era già grandicella, quando è entrata lì dentro c'era già una quarantina d'anni, quindi almeno una ragazzina, e i lavori più umili, lavare per terra, questo e quell'altro, per distruggere completamente ogni forma di orgoglio e di amor proprio, insomma, nella più rigorosa spiritualità carmelitana, compreso tutti quanti gli studi che si buttava dietro, era una dottoressa, così non ha dimenticato tutte queste cose, doveva essere un'umile suora con tutte le altre. Grazie a Dio, quando superiora, vide che questa
questa santa donna assecondava tutto, era pronta anche a lasciare tutto, poi capì che il Signore l'aveva mandata lì anche perché anche la sua intelligenza e la sua cultura sarebbe stata una risorsa, e quindi le permise di prendere gli scritti di San Giovanni della Croce e di Santa Teresa e di commentarli, per cui diede vita delle opere, la principale Scientiae Crucis, molto, molto famosa, anche se non un po' difficilotta insomma da leggere perché richiede la conoscenza insomma di alcune categorie filosofiche, dove però fa una sintesi spettacolare della dottrina e dei grandi dottori della Chiesa, tutti e due, San Giovanni della Croce e Santa Teresa d'Avila, Santa Teresa di Gesù, che ha lasciato questo patrimonio alla Chiesa. Molto molto bello, chissà se un giorno lo faranno anche diventare dottoressa della Chiesa, chi lo sa. Ovviamente la Scienziae Crucis contiene altissime, diciamo, vette di spiritualità, non solo carmelitana ma anche cristiana. È una grande contemplazione sul mistero di Cristo crocifisso e sul valore immenso che la croce ha nel cammino di redenzione dell'uomo, nel senso che dopo il peccato non è che Dio si diverte a farci soffrire, la croce è qualcosa che è venuta dopo il peccato come strumento però necessario per la sua completa distruzione e purificazione. E questo è Edith Stein, Santa Teresa Benedetta, lo spiega benissimo. Come sappiamo poi arrivarono i nazisti, nella seconda guerra mondiale, quindi nel processo di persecuzione che diventò i primi degli ebrei, ma anche di alcuni istituti cattolici che i nazisti fecero, appunto fu uccisa nella camera a gas di Auschwitz nel 1942, e quindi ebbe il titolo anche di martire. Con la vicenda di questa straordinaria donna, brevemente ci insegna, numero uno, i prodigi che il Signore fa, ecco, nell'esistenza delle persone. Quindi una donna da ebrea e da filosofa, diciamo così, laica, la chiameremo oggi, diventa convertita, diventa suora, diventa una grandissima maestra di dottrina cattolica, no? Quindi questo ci fa vedere come Dio agisce nella vita delle persone ed è in grado di compiere opere straordinarie anche quando, vedendo umanamente certe situazioni, non ce l'aspetteremo mai, cose di questo genere. Questa è la prima cosa. E la seconda cosa ci insegna il valore che ha anche la umana scienza, quindi la umana cultura, quando questa è usata bene. Come l'imitazione di Cristo si legge, parafrasando la Sacra Scrittura, che la scienza gonfia, veramente le persone colte e stupite rischiano di diventare palloni gonfiati che se pensano di essere dei piccoli patatelli in terra. Ecco, quelli sarebbe meglio che rimanessero ignoranti, d'accordo? Perché la scienza diventa un ostacolo, perché per scienza umana è sempre scienza umana, in confronto a Dio non è nulla. Però se utilizzata bene, come una parte della tradizione della Chiesa ha sempre insegnato, può diventare uno strumento che aiuta anche nella crescita della fede, anche nella spiritualità, anche nell'ascesi, anche nella santità. Quindi la Chiesa cattolica ha sempre difeso l'uso sano della ragione e della umana cultura, dentro chiaramente un'ottica, un contesto di piena e perfetta, diciamo così, subordinazione a quella che è la fede e le verità che la fede ci trasmette. L'ultima cosa, ci ricorda il valore della fedeltà, il valore della vita claustrale, però oggi è fondamentale per la Chiesa. Nessuno di noi pensi che le suore di clausura stanno lì a perdere tempo, perché le suore di clausura stanno lì a fare quello che tutti gli uomini dovrebbero fare, fanno poco, cioè spendere la vita lodando, adorando, ringraziando il Signore e supplicando di fare grazie agli uomini, che molto spesso si ricordano manco di farsi al Signore della Croce la mattina prima di mangiare, purtroppo, quindi esercitano un ufficio molto importante. C'era qualche uomo santo che diceva che le suore di clausura degni di questo nome sono i parafulmini dell'umanità, nel senso che fanno tutto quello che molti uomini non fanno e attirano la grazia di Dio e fermano, diciamo così, quella che un tempo si chiamava, come dire, gli strali della sua collera, dice qualche autore spirituale, le opere, l'opera grande che fanno la storia di clausura nella Chiesa, a beneficio di tutti, quindi non stanno lì soltanto rinchiudendosi per loro. E l'ultima cosa, il valore e l'importanza, la fedeltà fino al martirio, e anche per lei il non rinnegare completamente quelle che erano le sue radici, no? Anche noi abbiamo, come dire, un affetto verso gli ebrei, Gesù e Maria erano ebrei, nella fiducia certa, per questo ha detto San Paolo, che ci arriveranno anche loro.
la fede non si può imporre, Eddie Stein si è convertita liberamente anche affrontando delle persecuzioni, delle sofferenze, però noi sappiamo con certezza che, come scrive San Paolo, le promesse di Dio sono irrevocabili, quello era il popolo dell'antica alleanza, e per cui presto o tardi, Romani capitolo 9-11, i nostri fratelli maggiori ebrei, come li chiamava San Giovanni Paolo II, accoglieranno Gesù e si convertiranno, diventeranno nostri fratelli a pieno titolo, 100%, insomma, non soltanto perché il popolo della prima promessa del Signore dell'antica alleanza, ma anche perché riconosceranno, immaginate, io dico, immaginate se Gesù fosse stato italiano, cioè se Gesù fosse stato italiano saremmo tutti quanti più contenti di esserci, cioè, noi siamo contenti di essere italiani, ma se Gesù fosse stato italiano, insomma, se la Madonna fosse stata italiana, insomma, è una piccola punta d'orgoglio, no? Quindi arriverà il giorno in cui i nostri cari fratelli saranno orgogliosissimi, insomma, che Gesù, in adempimento delle promesse dell'antica alleanza, si è fatto non soltanto uomo come noi, ma si è fatto uno di loro, quindi è stato uno di loro, non per distruggere l'ebraismo, ma per portarlo alla pienezza della sua perfezione, che appunto, come noi sappiamo, il cristianesimo. Noi abbiamo l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento, non è che Gesù è venuto e ha buttato via tutto l'Antico Testamento facendo solo il Nuovo, cioè abbiamo l'Antico e il Nuovo, per far capire che quello che noi viviamo è la pienezza di ciò che il popolo di Israele ha vissuto nell'Antica Alleanza. Questo che Israele l'ha visto, l'ha capito, è per questo che è diventata cristiana, e i nostri cari fratelli ebrei sicuramente, in modo che Dio sa, i tempi che Dio sa, stiamo attendendo, avranno anche loro questa grazia di cui oggi nella Santa Messa ringraziamo il Signore, chiedendo anche a Eddie Stein di avere molto a cuore il suo essere padrone di Dio di Europa e di aiutare tutti quanti nella popolazione dell'Europa a presto recuperare e scoprire le radici cristiane e a tornare ad essere l'avanguardia del cattolicesimo. Vedete che non siamo più l'avanguardia del cattolicesimo, Adesso l'avanguardia del cattolicesimo è l'America Latina, non più l'Europa. Quindi dobbiamo sperare, anche con l'intercessione dei nostri santi patroni, di riuscire a evangelizzare il vecchio continente europeo e a farci riscoprire con la bellezza e la gioia di essere fedeli di Gesù. Siamo lodati Gesù e Maria. Sì,